Ciao a tutti e bentornati su Videogiocatrici. Oggi vi parleremo di Final Fantasy VII, del nuovo Final Fantasy VII. E io sono Kera e sono qua con. Konnaki! Ciao ciao! Allora, mi pare che tu abbia ricevuto un gran bel pacco via posta in Sono questi giorni. gongolosa, mi è arrivato ieri. Perciò abbiamo deciso di fare con voi Yes! l'unboxing del nuovo Final Fantasy VII. Ok, andiamo! E via! Allora, E eccolo qua. ta-da! No, non è quello la stessa cosa. Quella cosa cos'è? Cos'è quella? Allora, a parte gli scherzi, che Draki mostrerà quello che le è arrivato, però prima avrei questo piccolo, diciamo, appetizer, un piccolo, diciamo, aperitivo, una piccola sorpresa, non so, perché è simpatico. Allora, Final Fantasy VII per NES, per Nintendo 8-bit. E un gioco non originale, ovviamente, è un gioco fan-made di cui è stata rilasciata una ROM qualche anno fa. E se ne può trovare anche una copia fisica da far funzionare sul NES vero e proprio. Ed è questo quello che vi mostrerò proprio ora. Allora, abbiamo qui questa bella statua. Dietro a diverse immagini di gioco e di cloud per il Final Fantasy VII su PS1. Poi abbiamo la cartuccia, abbiamo un manuale interamente colorato, e come piccola fitta abbiamo poster semplicemente della scritta di quello che e una piccola mappa del mondo in molto bella. cui ecco, e questo gioco di cui adesso state vedendo alcune immagini del gameplay, è fatto veramente molto bene. Si sente che è stato fatto da È molto bello. appassionati che hanno tentato di riproporre il gioco originale Final Fantasy VII per PS1, adattandolo il meglio possibile alle specifiche della console 8-bit di Nintendo, che non è un'impresa facile, ma è un lavoraccio, però ce l'hanno fatta. Hanno fatto un buon lavoro, secondo me. Anche Draki l'ha provato e può dirvi È che fatto molto bene. Alcune cose forse andavano addirittura un po' limate, un po' migliorate, ma in generale rende molto bene l'atmosfera di gioco e rende. Esatto, prende pari passo la storia così come l'avete vista nella PS2. Uno. E c'è anche un remastered di Final Fantasy VII base su PS4. E in questo qua tutto è stato adattato per il sistema. Esatto. Diciamo che a livello di gameplay vi ricorderà molto i primi Final Fantasy, in particolare Final Fantasy Sì, sì, 2, più o meno siamo su per quel livello là. intenderci, ecco. Però la storia è la stessa. Ecco. E io ho finito per quanto riguarda
il mio Final Fantasy Remake, che sarebbe The Make in giusto, realtà, ma è vero, è vero. Da te chiamarlo così. The Make. Un passo indietro. E adesso? Eh sì, 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 però una cosa molto carina, soprattutto per gli amanti del retro gaming, una piccola chicca. Vi lascerò il link nella descrizione dove l'ho comprato, quindi se vi interessa potete cercarlo anche voi. Adesso tocca a te. Tocca a me. Allora, la parte forte. In realtà prima volevo fare una piccola digressione, diciamo una side quest, e farvi vedere un altro unboxing che ho fatto. I miei sono pesantissimi ovviamente, e ho recuperato di recente energia la trilogia del Final Fantasy Ultimate Archive. Sono tre libroni enormi, come potete vedere, con le grafiche e i bozzetti e le illustrazioni di tutti i Final Fantasy dal primo al 14. Non vi faccio vedere ogni singola pagina perché sennò mi denunciano per violazione di copyright, però ecco qua, abbiamo veramente un po' di tutto, personaggi famosi, le mappe, i bozzetti. Oh, ecco quel gran patato di Vincent, per dire, ci sono quote, citazioni, notazioni degli autori, mappe, c'è davvero tanto tanto materiale, e arriva fino al 14. D'altronde del 15 non interessa niente a nessuno. A qualcuno detto, sì, a tutto, sì. Detto questo, e quelli con lo stomaco forte. Insomma, il 15 non interessa ai giocatori di Final Fantasy. E passiamo al terzo forte. Sì, dai. Allora, prima parte dello scatolone. Un pezzo di cartoncino. La prima cosa che viene fuori è questa cinghietta. Credo per portare il portafoglio o le chiavi, un accessorio utile in spiaggia, penso potrei usarlo sul lavoro, e hai i personaggi principali del Final Fantasy VII. Carino. È molto carino. Come idea. Spero solo di non rovinarlo. Poi si estrae un altro pezzo di cartone, perché il cartone è fondamentale, intendiamoci. All'interno troviamo questo. Lui. La confezione bellissima. Qua sul retro potete vedere il videogioco e la grafica. E ha moltissimi contenuti. Ma prima di passare a questo, vi faccio vedere il pezzo grosso. Così poi anche me lo tolgo dalle scatole, letteralmente. È un enorme cartone ufficiale di Final Fantasy VII Remake Play Art Action Figure Club Strife and RD Daytona. È un cartone ufficiale della quarta. Li usano anche per farci mandare le bibite in ufficio, però deve esserci scritto Final Fantasy VII Square. Qui ci sono i polistiroli di protezione. E eccolo qua. All'interno troviamo questo scatolone enorme, nero. Pesa una tonnellata e mezza. Il cartellone nero. Ok. Si apre lateralmente, adesso io ho paura di far cadere tutto, e si può estrarre con una certa fisicità. Eccolo qua. Adesso vi tolgo anche il coperchio. È una faticaccia, credetemi. Però ecco il Cloud con la sua RD Daytona. Allora, qui c'è l'action figure di Cloud. Saranno circa 20 cm più o meno, perfettamente snodabile, potete metterlo in varie pose, si piega un po' tutto. Yay! Ci sono mani alternative, la spada base, ovvero la Buster Sword. Però nel videogioco tradotto in italiano ha un nome diverso. Sì, si chiamava. Ecco, questa è la moto, saranno circa 35 cm di lunghezza, ruota posteriore
snodabile, anzi ruote rotabili, la ruota anteriore anche questa gira, poi sotto c'è un cavalletto. D'altronde lo sterzo, ah no, si sterza leggermente, e comunque questo tipo di moto tendono a usare più la piega, per cui le due ruote posteriori rimangono sempre a contatto col terreno. Questa meraviglia pesa un'ira di Dio. Ah, ovviamente include tutti gli accessori per metterla in posa come si preferisce, con o senza cloud sopra. E volevo farvi vedere la spada, che è un elemento abbastanza fondamentale. Ecco qua, la Buster Sword, spada Potence in italiano, con i suoi due incavi per le materia. Se trovate delle gemmine potete mettercele. È molto molto bella. È tutto molto ben dettagliato, sì. Se vai a vedere il videogioco, ogni singolo elemento è al suo posto. È anche molto ben rifinito. Gli occhi di Cloud sembrano vivi. Cioè. E questo, insomma. E questo bestioncio qua. Sì, no, considerando quanto costa, mi incazzavo tantissimo se non era di altissima qualità. Torniamo a quello che interessa in realtà di più a tutti quanti, ed è il contenuto della confezioncina. Allora, qui dentro abbiamo, eccolo qua, con i qua, codici promozionali, due CD, e c'è il CD dati, e col CD dati e il CD di avviamento. Ah, il gioco alla confezione. Non mostrare i codici. Alla confezione. Double face. Sulla versione interna c'è l'immaginina nera che abbiamo già visto sulla confezione della moto e sulla scatola. Poi c'è la confezione metallizzata con il grande Sephiroth sopra, e ha un bellissimo interno anche. Poi cosa c'è? Okay. Abbiamo la mini soundtrack con 12 brani tratti dal videogioco e poi abbiamo questo bellissimo libricino, che per mia gioia è un altro artbook con i personaggi Final Fantasy VII Remake, le summoning, mostri, avversari, c'è veramente un po' di tutto. E insomma, questo è il bestione. Adesso vi faccio vedere quel patato di Sephiroth. Ciao, sono Sephiroth, vuoi uscire con me? sì, voglio uscire con te. Ok, e questo è quanto. Final Fantasy VII Remake, sono già circa 10 ore di gioco, perché non ho potuto trattenermi di fare l'unboxing per caricarlo e giocarci. Appena mi è arrivato l'ho messo subito dentro la PS4. Posso dirvi che le famose subquest non sono così intrusive, sono abbastanza divertenti, anzi, e aiutano anche a comprendere meglio i meccanismi di gioco. L'espansione del settore 7 e degli altri suburb di Midgar sembra fatta bene, diciamo, la Midgar espansa e arricchisce, no, non è solo una cosa per farvi perdere tempo e riempire un gioco che forse era più piccolo. Quindi in realtà il gioco è molto godibile, è un GDR di nuovissima concezione, non proprio action, cioè quando entri nel combattimento diventa action. Puoi giocare combattimento action anche in versioni facilitate, con la modalità classica, addirittura modalità facile. Allora, volevo chiederti, dato che ci hai giocato un po' in questi giorni, cosa ne pensi, le prime impressioni, in queste ultime ore, sì, da un giorno più o meno? Allora, le mie impressioni. Il gioco non è un vero e proprio action, non completamente. La parte action può essere regolata impostando appunto facile, difficile, classico. E l'ordine di difficoltà è normale, classico e facile, che è super facilitato solo per seguire la storia.
action solo in un certo senso durante i combattimenti, però nell'istante in cui si apre un menu, anche in modalità normale, e il tempo viene rallentato e così c'è tutto il tempo per prendere le proprie scelte sulle magie, le abilità e gli oggetti. È interessante alcune scelte che sono state fatte. No, non è così frenetico come si può pensare, okay. Non come si vede dalle prime immagini che erano uscite. È interessante invece la scelta, che non so se è degli autori o dell'originale, i summoning sono stati chiamati Espers, e alcuni nomi sono stati leggermente cambiati. Per esempio, come dicevo, la Buster Sword si chiama Spada Potence, ma penso sia una questione della traduzione italiana. Io avevo giocato sull'inglese al suo tempo sulla PS1. Sì. Ah, i personaggi secondari con nuovi, con un po' di rilievo, per esempio le padrone di casa di Tifa, che è una bella vecchietta, e c'è il ragazzino che vi dà le famose quest per nuovi tipi di materia, il capo della guardia della sorveglianza del ghetto che vi dà delle quest, e tutto quanto vi permette di sviluppare un sistema di fama nascosto con cui poi potete accedere a nuove quest più difficili, più interessanti, la gente di trattamento, comunque tutti nuovi. Sì, sono diventata scema cercando tre gattini, ma per fortuna sono poche queste. Diciamo, ecco, sì. Anche perché sennò, essendo solo la parte di Midgar, nell'originale durava 4-6 ore. Hanno voluto inserire e espandere il mondo e la storia dei personaggi, per esempio Big Wedge. E in modo da offrire un nuovo mondo da esplorare ai vecchi giocatori, ma un mondo che comunque conoscono, che fa parte di ciò che già sanno, lo vedi più in profondità. Hanno messo più a fuoco l'immagine, il risultato è che effettivamente hanno fatto un buon lavoro, almeno quanto posso dirvi delle prime 10 ore di gioco. Bella idea, ok, bella idea, perché un po' era un po' la paura che fosse un gioco un po' troppo breve. Però se hanno fatto così. Sì, ma se poi risulta essere troppo action si può sempre giocare in facile, ma io dell'età della mia vecchiaia ci riesco benissimo, per cui non penso che sarà un problema. Va bene, di sicuro torneremo a parlare sia di Final Fantasy VII Remake per PS4 sia del Final Fantasy VII Remake per NES, e quindi aspettatevi altri video sull'argomento. Vi ringraziamo per averci seguite e vi diciamo al prossimo video. Ciao da Kera! E ciao da Draki! Ciao, alla prossima! Ciao!